Grazie Presidente. Allora, in primo luogo io volevo ringraziare ovviamente l'assessore Baretta e tutto il servizio per il lavoro che ha fatto continuo su questo lavoro sul bilancio. Poi voglio ringraziare i consiglieri che sono intervenuti, sia i consiglieri di maggioranza che i consiglieri di opposizione, perché nelle legittime posizioni politiche che ovviamente io rispetto, sono stati tutti interventi costruttivi che mirano a fare in modo che il percorso della nostra città verso una situazione di maggiore normalità e di maggiore risposta a quelli che sono i bisogni dei cittadini, questo percorso non venga interrotto, ma anzi venga velocizzato e rafforzato. Noi ci troviamo ad approvare questo bilancio dopo circa un anno da quando abbiamo siglato il patto per Napoli, che è stato il momento che ci ha assicurato la possibilità di uscire in un certo senso, o almeno di non entrare in una condizione di dissesto conclamato. Quando io mi sono insediato come sindaco a fine ottobre di un anno e mezzo fa, nelle mie interlocuzioni, sia col Ministero dell'Economia e Finanze, per Paolo mi è testimone, sia con la Corte dei Conti, era chiaro che la mancanza di un intervento straordinario avrebbe determinato il dissesto della città, perché era oramai già nei fatti, dal punto di vista contabile, oramai già raggiunto da tempo, e le procedure sia della Corte dei Conti che del Ministero erano fortemente avanzate, tanto che noi siamo dovuti intervenire per rallentare questo processo nell'attesa e nella speranza che l'impegno che era stato assunto dal governo centrale di intervenire su quelle che erano la situazione di Napoli, che poi ricordo, perché questo lo sappiamo tutti, è la città più indebitata d'Italia, cioè noi abbiamo il debito pro capite più alto d'Italia, ma è la seconda, sta a distanza, è come insomma l'ultimo campionato, cioè che la distanza tra la prima e la seconda era molto grande, quindi anche noi abbiamo questa distanza molto grande. E ricordo anche che il patto per Napoli ci ha impegnato non solo ovviamente con un sostegno che parzialmente interviene alla co a copertura del debito, e questo dobbiamo dire, che questo va a merito poi della città, perché la città sta uscendo da questa situazione sicuramente con un sostegno del governo, ma con un sostegno parziale del governo, perché il resto lo sta facendo con le sue mani e con la sua forza, ma ci imponeva una serie di, diciamo, di interventi che noi abbiamo concordato, in parte anche condiviso, che riguardavano alcune operazioni che erano strategiche dal punto di vista del rafforzamento dell'organizzazione, l'intervento sulle partecipate, quelle che erano gli interventi sulla riscossione e così via. Qual è la situazione a oggi? Perché chiaramente noi oggi approviamo un bilancio che dal mio punto di vista è un bilancio che rappresenta un po' una spartiacque tra quella che era la situazione precedente e la situazione futura. Considerando che il primo bilancio che noi abbiamo approvato lo abbiamo approvato a 2 mesi dopo il patto per Napoli, quindi insomma noi non avevamo avuto nessuna leva di intervento reale su quelle che erano le condizioni sia, diciamo, di finanziamento che le condizioni di bilancio. Ecco, che cosa noi possiamo dire oggi? Partiamo da una considerazione, io parto da una considerazione, diciamo, non dico negativa, ma diciamo meno confortante, da una più confortante. Che noi oggi abbiamo un bilancio, perché io, insomma, io non sono un economista, ma quello che ho imparato nei miei ruoli di gestione, dei tanti ruoli di gestione che ho avuto negli ultimi anni, è che poi il bilancio si misura da pochi numeri. Cioè, ho sempre detto che il bilancio si fa con le quattro operazioni, quindi insomma non è un problema di aritmetica. Poi ci sono tante altre cose. Non voglio diminuire il lavoro dell'assessore al bilancio né della nostra direzione, però con quattro numeri si capisce tutto. Allora, noi oggi abbiamo un bilancio di partita corrente che è all'incirca di 1 miliardo e 600 milioni. La partita corrente è quello che noi spendiamo per la gestione e per la manutenzione, per pagare gli stipendi, per fare quello che,
diciamo, normalmente il buon padre di famiglia fa ogni giorno per fa la spesa, paga l'affitto, insomma, paga le bollette. Questo. Allora, di questo, a fianco a questo 1.600.000.000, noi abbiamo 730 milioni di immobilizzazioni che sono legate al rientro dal debito. Quindi questo significa che se uno prende uno stipendio di 1.600 euro, deve prendere 700 euro e li deve mettere da parte. E quindi con gli altri 850 euro deve vivere, deve fare tutto quello che deve, insomma, deve campare. Ecco. E questo chiaramente rappresenta, dal punto di vista della operatività del nostro ente, chiaramente un handicap non banale, perché significa che noi abbiamo una capacità di spesa corrente che è di gran lunga inferiore a quella delle altre città, partendo da un presupposto che nel momento, perché anche questo ci dobbiamo dire, perché a volte sento dei paragoni, Milano e così via, ovviamente noi tutti aspiriamo al meglio, però dobbiamo anche capire questo, che oggi il finanziamento delle città si basa essenzialmente sulla capacità di tassazione delle città, non sul trasferimento. Questo cambia radicalmente la situazione, cosa che è avvenuto, credo, dopo la riforma che è stata fatta da Monti. Perché quando si fa il trasferimento, si fa un trasferimento pro capite. Quindi il milanese e il napoletano sono uguali. Quando si fa un finanziamento basato sulla tassazione, la capacità di tassazione delle città dipende dalla ricchezza delle città, perché le addizionali, l'IMU, la capacità di, diciamo, di contribuzione da parte dei cittadini dipende da quanto i cittadini sono ricchi. E visto che il prodotto interno, diciamo il reddito pro capite di Milano è all'incirca il doppio o qualcosa in più del reddito di Napoli, questo ci fa dire che Milano ha una capacità impositiva che è il doppio di quella di Napoli. Quindi al di là di quella che è la capacità di riscossione, può recuperare il doppio dei soldi che abbiamo noi. È così, Pierpaolo, mi sbaglio? Quindi questo, diciamo, è un dato da cui dobbiamo partire. Quindi noi dobbiamo gestire ovviamente la nostra città e i servizi della nostra città con una capacità fiscale che è la metà di quella che hanno altre città, a cui noi vorremmo aspirare come funzionamento, perché chiaramente io credo che noi come napoletani vogliamo vivere come i milanesi, non vogliamo vivere peggio. E quindi per questo, però, noi dobbiamo partire da questa considerazione, perché mo si parla tanto di autonomia differenziata, ma l'organizzazione della fiscalità degli enti locali, dei comuni, l'autonomia differenziata già c'è, perché praticamente è che noi andiamo a, diciamo, riscuotere in funzione di quella che è la nostra capacità impositiva. Questo che cosa ci fa capire? Ci fa capire che il primo punto, che è un punto fondamentale, è che se noi vogliamo migliorare dal punto di vista della capacità di spesa e quindi poi dalla qualità dei servizi, noi dobbiamo aumentare la nostra capacità di riscossione. Cioè questo è il punto centrale. Senza un aumento della capacità di riscossione noi non andremo molto più avanti di come siamo oggi. Questo lavoro è un lavoro che noi abbiamo impostato, l'abbiamo impostato con la riscossione primaria, quindi con le assunzioni che sono state fatte, che hanno rafforzato fortemente il nostro ufficio, i nostri uffici, da qualche giorno, però adesso li hanno rinforzati. L'abbiamo fatta con la società di riscossione coattiva, che è operativa da qualche giorno, e l'abbiamo fatto anche con un progetto che è connesso anche a questo project financing che abbiamo fatto, di profondo miglioramento del sistema informatico, della base dati, dei sistemi di notifica, che ci fanno ben sperare, ovviamente poi dobbiamo passare alla verifica dei fatti, che il miglioramento della capacità di riscossione della città possa essere, diciamo, significativo nei prossimi 2-3 anni. Questo ci darà quella possibilità di intervenire rispetto a una maggiore capacità, diciamo, di spesa, di cui noi abbiamo necessità, perché se noi vogliamo migliorare la gestione del verde, se noi vogliamo migliorare la manutenzione ordinaria, se noi vogliamo migliorare gli interventi di
diciamo, di manutenzione delle strade, abbiamo bisogno di più risorse. Quindi questo è un, insomma, è un aspetto fondamentale. Però noi siamo fiduciosi che questo, già a cominciare da quest'anno, ma che nel prossimo anno questo fatto tangibile si possa realizzare. Però in quest'anno già abbiamo raggiunto dei risultati importanti, perché in primo luogo abbiamo chiuso il primo consuntivo con un avanzo, fatto che penso non succedeva da, insomma, non so da quanti anni, non voglio perciò, insomma, io insomma seguo la mia, diciamo, io ho fatto una dichiarazione zen, che non avrei parlato del passato, proprio perché, però, insomma, non so da quanti anni non si chiudeva in avanzo un bilancio. Quindi noi non abbiamo aumentato il nostro debito, quindi noi il debito lo stiamo diminuendo. Questo è un aspetto molto importante, perché oltre a darci più agibilità ci dà anche molta più credibilità. Quindi, perché noi, insomma, quindi quest'anno è stato un anno in cui abbiamo diminuito e non abbiamo aumentato. E poi, a differenza di quello che avviene in altre città, noi abbiamo le nostre partecipate che hanno chiuso tutte senza perdite. E questa è una cosa che, insomma, poi funzioneranno bene, funzioneranno male, devono funzionare meglio, hanno bisogno di più personale, bisogna riorganizzarle, sappiamo tutto, però dobbiamo dire che le nostre partecipate hanno chiuso senza perdite. Allora noi in un anno siamo passati da quando stavamo che dovevamo dichiarare il dissesto, che significava che dovevamo liquidare le partecipate, liquidare il patrimonio, che dovevamo aumentare le tasse ancora di più dei cittadini napoletani, che non avevamo nessuna agibilità di spesa dal punto di vista della capacità di spesa corrente del comune, siamo passati a una situazione in cui il debito è diminuito, le partecipate stanno in equilibrio e le prospettive dal punto di vista delle partite di bilancio sono delle prospettive migliorative, cosa che è stata anche dichiarata dalle società di rating, che hanno dato un giudizio positivo, malgrado avessimo il più grande debito d'Italia, sulle nostre condizioni di bilancio. Questo è stato merito di tutti noi, è stato sicuramente, ha lavorato l'amministrazione, ha lavorato la giunta, ma ha lavorato anche il Consiglio Comunale, che ha sostenuto questo percorso, ha sostenuto un percorso non facile, perché è chiaro che è molto più facile dire facciamo più debito, non facciamo pagare le tasse, è chiaro che è molto più facile, ma tutto questo ragionamento ci ha portato a quello che siamo oggi. Quindi se noi oggi siamo in grado di dire, io credo che questa è una cosa che dobbiamo rivendicare, ma nella nostra totalità, perché questo è che non c'è nessuno che vince da solo un percorso, è tutto un lavoro di squadra, noi oggi stiamo in una direzione che è una direzione completamente diversa da quello che è successo nel passato. Quindi siamo in una direzione che è una direzione positiva, in cui tutti i parametri di bilancio stanno in miglioramento, tutta l'agibilità di bilancio che noi abbiamo sta in miglioramento. Abbiamo poi un altro dato molto positivo, che noi solo quest'anno abbiamo iscritto a bilancio 1 miliardo e 230 milioni di nuovi investimenti. Cioè, quindi in un anno noi abbiamo recuperato una capacità di nuovi investimenti di 1 miliardo e 230 milioni, che è una cifra enorme rispetto a quelle che sono le prospettive della città, che sommate ai finanziamenti recuperati, diciamo, in passato e non utilizzati, che non erano pochi, o sbloccati per tutta una serie di cose, ci consente di fare investimenti, quindi aprire cantieri, realizzare opere, fare cose per la città di quasi 2 miliardi. Allora, questa è un'altra prospettiva molto importante, perché significa che non solo noi abbiamo un obiettivo di migliorare la nostra spesa corrente e quindi di poter migliorare tutta una serie di partite che sono partite di ordinarie, ma abbiamo anche la possibilità, cioè noi abbiamo la realtà di poter realizzare 2 miliardi di investimenti. E 2 miliardi di investimenti significa, se saremo in grado di realizzarli nei tempi previsti, veramente fare tante trasformazioni nella città. Non quelle che sono sufficienti, non è quello che forse tutti si aspettano, ma sicuramente tanto, perché se a queste aggiungiamo le partite che non sono gestite come investimento da noi, Ferrovie dello Stato, Regione Campania e così via, questo, aggiungiamo come minimo a questi 2 miliardi un altro miliardo. Quindi significa che noi, insomma, nel nostro perimetro urbano
città metropolitana per quanto riguarda gli interventi sulle scuole di secondo grado, significa che noi da questo momento in poi avremo che nei prossimi 3-4 anni si scaricheranno sulla città 3 miliardi di investimenti. Noi non ci accontentiamo ancora perché la città ha bisogno ancora di più, però non possiamo negare che questo comincia una stagione molto importante di investimenti a cui si deve associare una stagione anche di organizzazione amministrativa che sia in grado di reggere questi investimenti, ma anche poi di reggere la gestione ordinaria delle opere che noi facciamo. E questo credo che sia la vera scommessa che noi abbiamo davanti, perché la vera scommessa è riuscire a sfruttare il potenziale dei nuovi assunti che abbiamo messo in campo, che è un altro risultato molto importante della nostra amministrazione. Perché è questo, diciamo, noi abbiamo dato la possibilità a 1000 persone, che non sono poche, di poter avere un'opportunità di lavoro nella nostra amministrazione centrale, con grandi competenze, perché penso che voi avete conosciuti i ragazzi, devo dire, io ne ho incontrati tantissimi e mi hanno fatto un'ottima impressione, con un concorso assolutamente trasparente, in cui hanno vinto solamente per il loro merito, e devo ringraziare tutti perché nessuno mi ha chiesto niente, quindi e abbiamo anche sfatato quest'idea che nel sud e a Napoli uno per entrare nell'amministrazione pubblica deve essere raccomandato. Allora abbiamo dimostrato che per entrare nell'amministrazione pubblica non bisogna essere raccomandati, bisogna essere bravi, e questo per noi è una grande rivoluzione. Così lo abbiamo fatto in Asia, così lo stiamo facendo in ANM e così lo faremo dappertutto, perché questo significa dare una grande opportunità a chi ha voglia di fare, ha voglia di lavorare e ha una qualità di poter dare un contributo alla nostra amministrazione. E anche questa è una cosa che insieme dobbiamo rivendicare, perché un risultato, un concorso non si faceva da 15 anni, quindi oggi abbiamo tanti giovani che entrano nelle nostre amministrazioni, nella nostra amministrazione centrale, nelle partecipate, nel corpo dei vigili urbani. Insomma, sono gente brava che ha studiato, si è sacrificato e ottenuto un risultato. Non bastano ancora, perché sappiamo che abbiamo la necessità, abbiamo ancora un turnover molto impegnativo, perché noi quando siamo entrati, che l'età media era 59 anni, visto che prende l'età della pensione media è 62, quindi insomma sapevamo quello che trovavamo, però chiaro è questo, e quindi ci dobbiamo impegnare per ancora coprire dei vuoti che abbiamo in organico, però questo mi sembra un risultato molto importante. C'è un tema generale che è stato sollevato da molti sulla necessità di avere una migliore organizzazione dei servizi. Noi sappiamo, io credo che dei passi davanti siano stati fatti, forse non quelli che ci aspettavamo, però se ricordo, visto che io lo vivo come voi giorno per giorno, è chiaro che dei passi in avanti sono stati fatti. Poi è chiaro che i cittadini si lamentano, e giustamente si lamentano, perché il ruolo del cittadino è anche lamentarsi. Io non ho mai incontrato qualcuno che diceva, insomma ho incontrato anche qualcuno che mi ha detto che abbiamo fatto bene, però mediamente si lamenta. Però dei passi in avanti sono stati fatti, e dobbiamo fare di più nei trasporti, dove noi abbiamo la possibilità nel giro di un anno di poter aprire le stazioni di centro direzionale, di aprire la linea 6, che significa aprire una nuova linea, di cominciare ad aprire le stazioni dell'EAV che possono, insomma, servire dei quartieri come Miano, che non c'ha, diciamo, non c'ha trasporto su ferro da sempre. Quindi, oltre a mettere in campo una nuova linea della metropolitana, che è la linea 10, che insomma è la prima linea nuova che si fa dai tempi d'Italia 90, quindi anche questo, insomma, non è poco, ma analogamente, come anche dobbiamo prolungare l'orario, perché noi abbiamo misurato in questi mesi che tutti i prolungamenti di orario che abbiamo fatto per occasioni straordinarie sono stati prolungamenti che hanno avuto grande successo, cioè le persone che hanno preso la metropolitana, hanno preso le funicolari, ma in qualsiasi, anche nell'ultima volta sul concerto di Tiziano Ferro, cioè quando abbiamo aperto i servizi pubblici, cioè i nostri servizi su ferro, alla fine abbiamo avuto decine di migliaia di persone che hanno viaggiato, e questo significa che c'è una domanda da parte nostra. Quindi credo che uno degli sforzi che dobbiamo fare è quello di prolungare almeno nel fine settimana
diciamo, gli orari, perché questo aiuta tanti giovani a muoversi, tante famiglie a non pigliare la macchina. Partiamo da una situazione, perciò insomma devo dire i lavoratori di ANM, insomma anche il management, su cui poi insomma, ovviamente dobbiamo sempre punzecchiare, però insomma lavorano anche in una condizione, Napoli è il posto dove si paga il biglietto più basso d'Italia. Non solo, ma a Napoli all'ANM si paga pure il biglietto più basso degli altri, perché se tu pigli la metropolitana per delle ferrovie dello Stato per andare da Piazza Garibaldi a Campi Flegrei paghi 1,50 euro, cioè 1,40 euro, e se praticamente pigli quella, diciamo, della nostra linea paghi 1,20 euro, quindi lo stesso servizio di trasporto si paga in due maniere diverse, non ho capito neanche perché insomma, che una va extraurbana, una è urbana, insomma, sì, però come ti posso dire, tragitto è lo stesso, i treni sono gli stessi, quindi uno dovrebbe pagare la stessa cosa, però anche di questo poi discuteremo. E analogamente c'è questo lavoro sul verde che va fatto, io prendo anche quelle considerazioni, cioè noi adesso dobbiamo fare un piano di gestione del verde, perché questo piano di gestione ci deve portare a delle scelte. Noi abbiamo interventi importanti sui parchi, poi dopo i parchi devono essere manutenuti e devono essere presidiati, quindi dobbiamo scegliere tra il ruolo delle partecipate, il ruolo delle assunzioni che possiamo fare internamente come comune e eventuali servizi esterni. Qual è il mix che ci può garantire una qualità del servizio, diciamo, continuativa ed accettabile? Questo è un lavoro che faremo nei prossimi mesi, perché chiaramente dovremmo trovare anche delle fonti di copertura di bilancio che ci garantisce di coprire questo. Come anche ovviamente in Asia l'effetto delle nuove assunzioni, l'effetto dei mezzi che stiamo comprando e che arriveranno entro fine anno, una riorganizzazione del servizio necessaria, perché io penso che va rivisto, cioè, insomma già si sta lavorando in questa direzione. Si diceva prima il problema delle campane, il porto a porto, insomma questa cosa va un po' riorganizzata, credo che qualche miglioramento, cioè dei miglioramenti li possiamo avere, partendo dal presupposto che se i cittadini non collaborano, migliorare realmente sarà sempre difficile, però io sono molto fiducioso sulla collaborazione dei cittadini. Ecco, e concludo rapidamente. È chiaro che noi abbiamo ancora dei punti su cui abbiamo una necessità di intervento, su cui ancora abbiamo fatto poco, questo lo dobbiamo dire. Tema del patrimonio e della gestione del patrimonio di edilizia economica e popolare abbiamo fatto poco, questo è un dato di fatto, perché era una materia dove ci vogliono risorse significative per lavorare sulla manutenzione, che noi oggi non abbiamo, questo è il dato di fatto. Quindi dobbiamo trovare una formula che ci consenta di intervenire per fare degli interventi di manutenzione. Faremo degli interventi importanti dal punto di vista della manutenzione straordinaria, quindi Taverna del Ferro, Viviani di Ponticelli, Scampia, però poi noi dovremo trovare anche delle risorse per garantire una manutenzione ordinaria che oggi purtroppo non viene garantita, perché le risorse sono troppo poche. Però chiaramente è un percorso che noi stiamo facendo. Se avremo più risorse, come mi auguro, questo ci consentirà di fare un piano di interventi sull'edilizia economica e popolare, un piano di interventi sulle strade. Abbiamo fatto, giustamente, noi vorremmo un giro d'Italia ogni anno, però vorremmo un giro d'Italia che ci porti i soldi, visto che i soldi ce li mettiamo noi. Allora a questo punto ce li mettiamo anche senza il giro d'Italia, perché meno male quest'anno abbiamo fatto 30 km di strade, che devo dire sono state fatte più in periferia che al centro. Adesso partiranno una serie di cantieri che riguarderanno varie parti della città. Posillipo è partito, adesso via l'Augusto, gli interventi in altre parti, insomma di altri progetti, poi presenteremo questo piano a breve intorno all'aeroporto, insomma abbiamo una serie di interventi. È chiaro che se abbiamo più risorse, soprattutto dalla discussione delle multe, là anche per un vincolo che noi abbiamo, metteremo più risorse su asfaltare le strade. Concludo, il percorso da fare è ancora lungo, cioè noi non ci possiamo illudere che in un anno e mezzo noi abbiamo risolto problemi che si sono accumulati in 20 anni, 25 anni. Abbiamo fatto un percorso politicamente per noi molto impegnativo, da un certo punto di vista sarebbe stato più facile dichiarare il dissesto e dire a un certo punto la colpa è di tutti quelli che c'erano prima. E alla fine però chi pagava questo dissesto erano i cittadini napoletani e gli imprenditori napoletani, perché nessuno avrebbe preso una lira, mentre invece noi abbiamo pagato a tutti.
poi qualcuno ha pagato il 20% in meno, il 15%, il 10%, ma alla fine tutti hanno avuto i soldi, perché se ci ricordiamo il dissesto che fu dichiarato prima della giunta Bassolino, non so quante aziende sono fallite per quel dissesto che fu dichiarato, quindi questa è, insomma, perché poi la storia è la storia. Ci siamo assunti una responsabilità non banale, è stata una cosa che abbiamo condiviso tutti, perché sarebbe stato più facile fare quello, però la città avrebbe pagato in maniera enorme questa scelta. Io devo dire che a un anno da quella scelta, un anno e mezzo, un anno in realtà da quella scelta, da quando è stato fatto il patto per Napoli, io devo dire sono contento e condivido con voi questa mia soddisfazione che abbiamo scelto di fare questo, perché abbiamo pagato tutti i fornitori che avevamo, abbiamo assunto 1000 persone che non avremmo potuto assumere, perché non potevamo prendere a nessuno perché ci riblocca le assunzioni, abbiamo conservato le nostre partecipate con tutti i vizi, ma anche le loro virtù, che hanno chiuso il loro bilancio tutti in pareggio, e abbiamo ridotto il nostro debito. Quindi qualcosa di importante l'abbiamo fatto. E la città, dal mio punto di vista, è migliorata. Poteva migliorare di più, potrà migliorare di più, ma noi sappiamo che possiamo fare di più e faremo di più, però senza dubbio abbiamo innescato un percorso molto positivo e un percorso anche molto responsabile, di cui io sono orgoglioso come sindaco di questa città, perché non abbiamo detto non si può fare niente, allora a questo punto torniamo a quelli che erano i vecchi vizi. Abbiamo detto noi siamo una città responsabile che è in grado di amministrare e di assumersi le responsabilità. Questo fatto l'abbiamo fatto e i primi risultati li abbiamo avuti. Adesso è un percorso che è ancora lungo, è un percorso che dobbiamo trovare nuove fonti, dobbiamo aumentare ovviamente la spesa corrente, dobbiamo trovare nuove fonti di investimento per coprire anche i quartieri che forse sono stati meno, diciamo, hanno avuto meno attenzione dal punto di vista della progettualità, perché molti investimenti si sono concentrati, diciamo, a Scampia, a Ponticelli, più nella zona est, ci sono altri, insomma, adesso anche nella zona occidentale abbiamo fatto interventi importanti, ci sono dei quartieri, tu ricordavi Secondigliano, ci sta San Pietro a Paterno, insomma ci sono ancora dei quartieri dove dobbiamo fare una progettualità importante, però insomma senza dubbio un primo percorso è stato fatto. Io penso che se continuiamo questa strada con questo spirito e riusciamo anche ad attrarre investimento privato in città, perché non possiamo pensare che tutto possa essere fatto con le risorse pubbliche, questo può portare senza dubbio più ricchezza, può portare migliore qualità della vita, possiamo governare meglio il tema del turismo, che è una grande opportunità per questa città, ma questi processi vanno governati, anche facendo qualche scelta che forse può sembrare in un momento iniziale non popolarissima, ma che poi alla fine tutela tanti cittadini e la stessa città e gli stessi operatori commerciali, perché diciamo una concorrenza qualificata migliora la qualità anche degli operatori commerciali e quindi garantisce anche loro più reddito. Io penso che possiamo guardare al futuro dopo l'approvazione del bilancio, che mi auguro, partendo dalle vostre dichiarazioni di voto, avverrà a breve, possiamo garantire un futuro migliore alla nostra città, che devo dire finalmente sento in giro fuori da Napoli, all'estero, finalmente che si parla di una Napoli positiva, dove noi abbiamo sofferto tutti noi per tanti anni di essere additati un po' come la pecora nera dell'Italia. Questa volta possiamo essere orgogliosi non solo di noi stessi, ma anche di portare lustro al nostro paese. Grazie. Allora, grazie sindaco.